Buonasera a tutti, un modo meraviglioso per cominciare questa serata, quasi un senso di pace e di felicità è sceso qui a Santa Caterina. Io mi presento, sono Paolo Russo, sono un giornalista di Repubblica, sono di Nardò e l'altra mattina ero al bar con Don Antonio Giuri, mitico sacerdote di Santa Maria. E vediamo arrivare questa signora che io non conoscevo, che in 5 minuti ci travolge di parole, di abbracci, di sorrisi. E mi sono trovato il suo libro tra le mani, così, e mi invito a venire questa sera. E invito ovviamente accettato, anche perché Don Antonio mi ha detto devi andare per forza, perché ti piacerà, e sono qui insieme a voi e devo dire che sono contento. Sono contento perché questi giorni, dopo diverse ore a mare, tutti i giorni con i bambini, pomeriggio mi mettevo a leggere un po' le pagine di questo libro, Tratti di una vita vissuta, di Albina Tramacere, e sono ritornato in un mondo che non ho mai vissuto, ma che ho vissuto attraverso i racconti di mia nonna, delle mie zie. Un mondo antico, no? Un mondo che non c'è più, una storia che però insegna tanto. Ci sono pagine in cui racconto della vita di Nardò, diciamo, ormai che poteva essere di qualsiasi altro paese del sud Italia, lasciano veramente, colpiscono soprattutto chi, come me, è vissuto in un altro contesto, un contesto completamente differente, di benessere, del tutto dovuto, del tutto si può raggiungere, anzi del tutto si deve raggiungere. La storia che invece è raccontata in queste pagine è la storia del voglio raggiungere, del ce la posso fare, del ce la possiamo fare tutti. Io non voglio anticipare niente, anche perché ci saranno le amiche Lori e Rosy Fracera che vi racconteranno meglio di questo libro. Però è un libro che colpisce come un pugno allo stomaco. Ci sono tante cose che mi sono venute in mente, no? Mentre leggevo di questi periodi in cui non c'era da mangiare, in cui anche i bambini dovevano andare a lavorare, in cui tutto questo era normale, non esisteva il gioco, non esisteva il divertimento, perché esisteva proprio l'esigenza di che cosa mangio oggi. E tra questi mi è venuto in mente una cosa che mi raccontava sempre mia nonna, che oggi non c'è più da tanti anni. E diceva: eravamo io, la zia Teresa, la zia Bianca, sì. E poi nacquero due gemelli, mi diceva sempre. Ve lo raccontava quando ero piccolo: nacquero due gemelli che per fortuna morirono subito di diarrea. Era una cosa che da bambino mi turbava molto, questa nonna che era così buona, così dolce, e che diceva i gemelli per fortuna erano morti. Poi, diciamo, dopo tanti anni glielo chiesi: nonna, ma perché dice, hai detto così? E lei diceva: perché se, no, se mangiavano loro non c'era niente da mangiare per loro. È una cosa, vabbè, probabilmente un'esagerazione, però che è un po' mi ha fatto rientrare in quel mondo lì. Ora lascio la parola a loro, però volevo solamente leggere due frasi che mi hanno colpito e che avrei potuto scrivere anch'io, perché è esattamente quello che penso io, che come tanti ragazzi siamo andati fuori per studiare, per lavorare, e che però abbiamo la nostra terra, le nostre radici nel cuore. Scrive Albina:
Ogni umano sente le sue radici, dove è nato accanto ai suoi genitori e ai suoi fratelli, con i quali ha vissuto sentimenti di appartenenza, radici che lo hanno attaccato profondamente alla sua terra, quindi alla vita. Anche quando da adulto egli sarà costretto ad allontanarsi, si porterà nel cuore le sue radici e tutte le volte che potrà tornare a rivisitare la sua terra, proverà una gioia infinita. E io è con una gioia infinita che vi lascio la presentazione di questo libro che sarà intervallato da una splendida canzone. Buonasera a tutti e grazie di esserci. Quella di stasera non è la presentazione di un libro a cura di una persona colta. È il tentativo di condividere tutto il bello trovato in tratti di vita vissuta a cura di chi in queste pagine si è sentito accolto. Sì, proprio così. Inizialmente abbiamo cominciato a leggere questo libro con l'atteggiamento del viandante, andando sui sentieri tracciati dall'inchiostro con curiosità, alla ricerca di qualcosa senza sapere esattamente cosa. Abbiamo incontrato volti, ricevuto sorrisi e carezze, scambiati sguardi e parole con i personaggi. Chi ci ha ora condotti per mano, ora accolti a braccia aperte, ora invitati ad entrare nei vari luoghi con delicatezza, è stata sempre lei, l'autrice, amica di una vita. Dopo una prima lettura, la nostalgia di quel viaggio è stata più forte della pigrizia. Il libro è stato riletto ed è capitato un po' come quando, ritornando su luoghi già visitati, ci si ferma negli empori, si gustano i sapori e i profumi. Di questi ci siamo nutriti per un po'. Poi il richiamo è stato ancora così forte che siamo ritornati tra quelle pagine, tra quelle storie, scendendo questa volta in profondità. È stato così che abbiamo scoperto un tesoro di quelli veri. Consigli, regole, suggerimenti, atteggiamenti che arricchiscono la nostra umanità e ci aiutano ad essere persone più belle e più luminose. Quando si fa un viaggio e si inserisce il ton ton, può succedere che a un certo punto ci si senta dire: tornate indietro appena potete. A volte ci si arrabbia, gli si impreca contro, perché quella voce sta dicendo che è stata imboccata la strada sbagliata. Ci piace pensare a questo libro come a un navigatore. Leggendolo e rileggendolo è come se dicesse: tornate indietro appena potete. Noi siamo state felici di tornare indietro e rivedere tutte le dimensioni della nostra esistenza. Lo abbiamo fatto volentieri. Con gioia, di corsa, abbiamo ripercorso la strada tra noi e gli altri, a volte breve, altre lunghissima. Ma comunque, con quel navigatore, abbiamo avuto la certezza che fosse quella giusta, la strada maestra. Ho scoperto tesori sul mio angolo di isola, li porterò con me tutta la vita, tesori da custodire, tesori da condividere, per dirla con Vanvarè. È stata un'impresa non facile accordarsi sulla tecnica da usare, perché troppo profondo è stato quello che è emerso da un confronto tra noi e l'autrice. Quante meraviglie ci sono state raccontate. Nessuno strumento sembrava adatto per dare anche minimamente l'idea dello straordinario che si vive sfogliando questo libro. Allora stasera a parlare saranno il giovane sognatore, la madre, la figlia, l'insegnante, la bambina, il soprannaturale che c'è in noi. Come per magia, le nostre pagine ritorneranno bianche e ci scriveremo sopra delle lettere indirizzate all'autrice, con il tratto dei bellissimi ricordi, con l'inchiostro dello stupore di scoprirsi migliori, con il carattere grassetto della gratitudine. Grazie, Albina.
Carissima Albina, ho sentito parlare tanto del tuo libro che con curiosità ho cercato e trovato. Però non mi va di gelarti una bugia. L'ho fatto di nascosto dai miei amici. Non volevo che mi prendessero in giro. Adesso che sono solo davanti a questa lettera, sento di dover essere sincero con te. Il tuo libro non è un thriller, non è un trattato di scienza, non è una raccolta di fiabe, nemmeno un poema leggendario popolato da eroi. Non ha l'aria di un romanzo, non è un fumetto. È la vita che si fa pagina. Messaggio da leggere, scoprire, comprendere, sentire. È la tua persona che si fa pagina e si racconta senza pretese, con l'inchiostro della semplicità. Cosa offri tu ai giovani come me? Me lo sono chiesto mentre ripercorrevo i ricordi, mentre sentivo quel profumo delle spizzatore sui gradini di Santa Chiara. Te le conquistavi dalle monache dopo aver offerto loro i torsoli delle verdure. Mi sono riempito la mente di domande mentre ti rivedevo con quel mazzo di camelie, omaggio di un ammiratore, stropicciato in testa con disappunto da tua madre. Cosa può comunicare a noi, nuove generazioni, il tuo scritto? Noi, sai, siamo i protagonisti del web. Ci incontriamo su Facebook, chattiamo sogni e speranze in un mondo virtuale, fatto di amici mai guardati negli occhi. Il nostro libro è WhatsApp. Navighiamo da un continente all'altro con un click. Noi siamo il futuro del mondo e non abbiamo tempo da dedicare alle memorie e alle radici. Ieri ho sentito parlare i miei che dovrei indirizzarmi verso l'informatica. È una tra le facoltà con più garanzie ormai, ma io ho paura. Ho paura di studiare, di non farcela, di sbagliare, soprattutto di deludere le loro aspettative. Prestami la tua bicicletta, Albina, quella arrugginita con cui andavi e venivi da scuola in quei primi anni del tuo lavoro. Prestami la tua gioia di esistere per lottare puntando in alto, come dici quando sognavi di poter continuare gli studi iscrivendoti all'università. Regalami quella che era la tua nostalgia per la cultura quando ti ritrovassi in quel magazzino dei tabacchi. Tu pulirai le scale e i corridoi. A metà giornata darai da bere alle operaie con una mensa di rame zincata. Così ti sentissi dire dal datore di lavoro mentre la tua mente sognava la voce della maestra. Vorrei tanto somigliare a te quando prendevi il treno a carbone alle 6 del mattino per recarti a Lecce presso il magistrale. Ma sai che ti dico? Stasera stesso metterò un paio d'ali ai miei sogni. Domani, al solito ritrovo, leggerò le tue pagine ai miei amici. Non vedo l'ora di vedere le loro facce. Ciao Albina, Leo, 18 anni. Ciao Albina, sono Anna. Ho letto il tuo libro in macchina mentre andavo al mare con mio marito e miei figli. L'ho letto ad alta voce, cercando di comunicare anche ai miei i preziosi contenuti che ho trovato tra le tue pagine. Eravamo sulla superstrada, c'era tanto sole e tanto tepore nell'aria, proprio come quel 12 aprile quando in via Tafurelle numero 2, in una piccola casa, nascesti tu, una piccina piena di salute, come esclamò l'ostetrica appena ti vide, o anche una bambina sana e bella, come ripeteva spesso tuo padre. Una bambina però, una femmina, quindi per tua madre una grande disgrazia. Questo ti faceva vivere il tuo esistere nel mondo come qualcosa di poco importante.
Mi ha colpito molto quando tu hai parlato di una realtà intorno a te priva di affettuosa accoglienza, che lasciava nel tuo cuore di bambina ferite profonde, come il divieto di leggere quel libro che aveva ricevuto in dono tua sorella Rosetta. Tu no, ti gridò tua madre, e tu ritraesti la mano. Sfogliando ancora le pagine dei tuoi tratti, ti rivedo affamata intorno alla tavola pronta per la cena. Ci sono le frittelle calde e tu sei seduta lì, accanto a tua sorella Toscarella. Risento la voce di tua madre quando ripeteva «Le mie sono sentenze di Nutaru» o quando strutturava rigidamente per te il tempo di tutta la settimana. Mi hai fatto ridere e piangere quando, con la complicità di tua sorella Rosetta, ti procuravi un po' di impasto di farina e lo nascondevi per poter fare i taralli arrostiti quando il fuoco sarebbe stato acceso. In quella piccola porzione di impasto che Rosetta ti aveva passato c'era tutto il calore del suo cuore, dal quale il tuo riceveva il lievito dell'amore, ingrediente indispensabile per essere persone felici nell'anima. Mi sembra di essere presente lì nella tua casa, in quelle sere in cui tu e le tue sorelle raccontavate come avevate seguito gli ordini materni. Era il momento della verifica. Ognuna di voi riceveva affermazioni tipo «Hai fatto il tuo dovere, potevi fare di più». «Hanno fatto male anche a me le botte che tua madre ti diede quella volta in cui, invece di pagare la farina, utilizzasti il denaro per pagare le tasse scolastiche». Brucia ancora la ferita inferta nel tuo cuore da quell'affermazione «Sei una ragazza scorretta, se incontri altri maschi cesserai di vivere», che ti sentisti urlare di ritorno dalla passeggiata fatta in compagnia di un amico sulla strada del mare. Grazie, Albina, perché queste prime pagine della tua infanzia mi hanno aiutato a far luce sul mio essere madre. Grazie a te io scelgo di essere un genitore nutritivo, facendo sentire i miei figli persone accettate per quello che sono, avvolgendoli con affetto che nutre, sguardo che dà consolazione, gesto che accarezza e dona energia d'amore. Intanto siamo arrivati alla meta. Scendo dalla macchina, abbraccio i miei bambini, dico loro «Grazie di esistere, vi voglio bene» e gli offro una merenda d'amore. Carissima Albina, sono Sara e ho 39 anni. Qui, lungo la battigia, c'è una brezza di mare che accarezza i capelli. Le onde suonano e i pensieri finalmente si fermano ad ascoltare. Sono ancora in vacanza per qualche giorno. Ho chiuso il tuo libro, quello che è scritto pennellandoci dentro scorci inediti della tua vita. L'ho letto tutto, tratto tratto, e poi l'ho posato accanto su una pietra. Ma il vento continua a spaginarlo, a scompigliarlo, come a volerne leggere alcuni stralci al cielo, alle onde, alle vele, fino al faro e ancora più in là, all'orizzonte macchiato di gabbiani. Lungo la riva, proprio davanti ai miei occhi, delle orme ricamano la sabbia, orme profonde, come fossero di giganti che il mare non riesce a cancellare, solchi lasciati da grandi passi. Le osservo, si susseguono sicure, indelebili. Ci sono impressi dentro la forza, l'onestà, il sacrificio, la capacità di essere esempio, eredità che tu hai ricevuto e regalato anche a me attraverso il tuo libro. Questa riva assomiglia tanto ad una tua pagina, è quella in cui racconti di impronte profonde,
lasciate sul sentiero del cuore da coloro che, come dici tu, hanno saputo costruire con te un legame d'amore che dura per sempre. Vedo l'impronta di tuo padre, chiara e decisa. Poco più in là, più piccola e fragile, la tua. A volte le due impronte si sovrappongono, come se tu avessi voluto fare i tuoi passi nei passi di tuo padre, seguendolo e imitandolo. Camminate in via Tafurelle e poi siete presso la nuova casa, più grande e più spaziosa, in via Papalisi. Dall'uscio lo vedi partire con la banda verde di Nardò. La primavera ha già bussato alle porte e lui farà una tournée fuori regione. Quando sei nata era fuori per lavoro. Ti vide dopo alcuni giorni e subito gli piacesti. Tra te e lui schioccò una scintilla intensa, quel bagliore che ti brilla ancora negli occhi quando ti fermi a parlare di tuo padre con qualcuno. Tuo padre era per te quell'energia d'amore indispensabile per imparare ad amarsi e ad amare gli altri per quello che sono, non per quello che possono dare. Mi sono emozionata davanti allo smarrimento vissuto da te dopo la sua scomparsa. Ho ascoltato le tue lacrime e ho incontrato, qualche rigo dopo, la tua voglia di ricominciare, senza arrendersi mai. Grazie Albina perché mi ha insegnato a leggere il dolore dall'altra parte della trama. È proprio così, ci sono persone che ci hanno nutrito con la tenerezza, la disponibilità, la fiducia e il coraggio, tanto da rimanere vive in noi per l'eternità. Accanto alle impronte tue e di tuo padre, impresse sulla sabbia, ci sono anche quelle di tua madre, riscoperta con gli occhi dell'amore. Ti ho vista correre sulla sabbia e carpire tra le onde una bottiglia galleggiante, in barba a tutte le tempeste. Dentro un grande segreto, custodito come una mappa del tesoro. L'amore non muore mai. A te, madre mia, ti ho riscoperta, dolce creatura di Dio. Ti ho ripescata nel profondo del mio cuore, nei vari momenti della mia vita. Forte, coraggiosa e combattiva, ho rivissuto la tua storia di vita, intrisa di tristezza, di dolore, di rinunce. E ti ho compresa fino in fondo come figlia. Non potevi darmi ciò che non avevi mai avuto per te, tenerezza e dolcezza. Ho avuto la gioia di ricostruirti pezzo pezzo dentro di me, con gli occhi dell'amore. Eri ardita e generosa, con poche lire realizzavi ogni cosa e non tenevi nulla per te. Avevi le mani d'oro, eri tenace, onesta, puntuale. Mi sarebbe piaciuto riscoprirti con gli occhi dell'amore per tempo, per aiutarti a vedere con gli stessi occhi le persone e le cose e condividere con te, mia fonte di vita, il momento dell'essere nell'amore. Ascolti, Albina. Ci giungono le note di una canzone. Non è l'ultimo tormentone dell'estate, ma è la voce di tua madre gioiosa che recita Storia di una capinera. Senti, adesso addirittura canta Son tornate a fiorire le rose. Do 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 do
Suo compito. Non ha con sé né la penna né la calcolatrice. Cominciamo bene, mi viene da pensare. Oggi però Alberto ha qualcosa di diverso. No, io sono diversa. Penso a tutte le volte in cui gli ho detto «La scuola non fa per te, tu non capisci niente». Mi girano davanti agli occhi i 3 e i 4 scritti in rosso sul retro dei suoi compiti. Risento le discussioni in consiglio di classe in cui, davanti a qualsiasi proposta di recupero, concludevo con il solito «tanto non serve a nulla». E il tuo libro, cara Albina, che oggi non mi dà pace. Rileggo quando scrivi. A scuola era l'unico posto in cui mi sentivo di esistere nell'amore.
Ripeto a memoria quel "tu puoi farcela" che ti disse quel professore Scorrano. Non riesco a levarmi dalla mente quando affermi: tutti i professori si ponevano come figure genitoriali ed io sentivo di crescere nell'apprendimento. Pesa come un macigno dentro di me l'immagine della tua insegnante, Carla Nestola, che ti accarezza le spalle e ti dice: sei brava, bravissima. Il tuo libro allora è la mia sfida di oggi, dell'anno scolastico ormai alle porte, è la mia buona scuola. Alberto ha già consegnato il suo compito, è un sollievo pensare che l'avrà trovato così facile, che l'ha completato con tanto anticipo. Non vedo l'ora di correggerlo, lo prendo tra le mani, pochi segni neri su un foglio in gran parte rimasto bianco. Impugno la penna, sto per mettergli il solito 3. Ti penso, Albina, e scrivo: non mollare, puoi ancora farcela, Alberto. Sarò promosso, prof? Mi chiede. Gli sorrido e sento di essere stata promossa. Ciao Albina, sono Giada, ho 9 anni e frequento la 4ª elementare. Oggi in classe la maestra di storia ci ha parlato dei giochi di una volta, leggendoci alcune pagine del tuo libro. Sei lì, sul piazzale del conservatorio. Rina, la figlia del fornaio, ti invita a giocare a staccia. Hai le tasche piene di bottoni, qualche pietra di zucchero, fichi secche e mandorle. Premi da mettere in palio. Il premio più bello per te però è essere scelta come compagna di gioco, sentirti riconosciuta dagli altri compagni. Il tono della maestra cambia quando ci parla di Mina e Anna, 2 bambine che vennero a risiedere a Nardò da Putignano. Avevano 2 bambole. Per te, che da sempre avevi costruito bambole con i ritagli di stoffe, e che ti nascondevi sotto il tavolo dove avevi costruito il tuo mondo incantato con pezzi di sarmenti e di carta, vedere le bambole vere fu una cosa meravigliosa. Non ti sembrò vero quando una delle 2 sorelle, Mina, allungando la mano ti disse: tienila un po' tu. Tu e Mina, senza saperlo, quel giorno, in quel vico, gettaste le basi di quella che oggi chiamiamo integrazione e che a noi riesce veramente tanto difficile. Mi ha fatto rossire di vergogna il racconto di quando, per poter acquistare la divisa da ginnastica, ti guadagnasti 10 lire lavorando presso lo zio pulendo le rode. Con il cuore colmo di gioia comprasti al mercato una gonna blu e una camicia bianca al posto della maglietta che costava di più. Con quella divisa partecipasti alle gare provinciali e vincesti la medaglia d'oro. Tra me e te, bambina del secolo scorso, c'è una distanza fatta dal senso del sacrificio che tu avevi e che noi, bambini del 2000, non abbiamo. Distanza lunga quanto la strada che percorresti a piedi per recarti in campagna, dove raccogliesti gli zanguni, le paparine e gli sprucini, che mettesti in vendita per racimolare un piccolo contributo da dare ai tuoi, perché quell'anno fosse un bel Natale. Per me, che indosso abiti delle migliori firme e scarpe all'ultimo grido, è difficile comprendere quella tua gioia nell'indossare il grembiule di 1000 righe bianco che la tua mamma ti cucì per la prima volta, con sulle tasche ricamato il tuo nome a punto erba rosso. Per te, che avevi sempre i grembiuli dismessi delle sorelle,
era un sogno e ti faceva sentire una regina. C'è un grande strappo tra noi che abbiamo tutto il tempo libero impegnato tra mille attività, danza, musica, sport vari, inglese, e te, seduta lì sullo scannetto alla Mescia o dalla maestra Lelè, una bravissima sarta nello spiazzo di Via Misericordia, dove la tua mamma ti aveva indirizzata ripetendoti: impara l'arte e mettila da parte. Il racconto della tua vita, come un ago, ci stimoli ad essere più contenti di ciò che abbiamo. Sulle nostre richieste capricciose di comodità, la tua testimonianza sia il sovramano dell'attesa e della pazienza. Cara Albina, ci piacerebbe venire davvero alla tua scuola, quella che nutre il cuore, dove la disciplina fondamentale è il dono di sé e il senso del sacrificio. Leggere le tue pagine è stato un po' come indossare degli occhiali magici per cercare in ogni cosa l'essenziale, per scoprire il gusto dello stare insieme, per provare il piacere della condivisione. E sai che ti dico? Domani spegnerò i videogiochi e il tablet e con i miei compagni e la maestra ci ritroveremo sul piazzale del conservatorio, pronti a giocare a staccia. Grazie Albina, bambina del 2000. Siamo all'ultima lettera. Ti conosco da sempre, so tutto di te, ti leggo e ti rileggo da una vita. Ti aspettavo, sai, la mattina presto, prima di andare a scuola, quando passavi dalla cattedrale e alla statua di mia madre toccavi il piede e chiedevi sempre qualcosa. E lì che hai capito che non si può giudicare chi sbaglia, che per essere felici di esistere occorre mettere da parte i rancori e i pregiudizi. Ti ero accanto quando militavi nell'Azione Cattolica e ascoltavo le tue preghiere che facevi insieme alle suore quando alloggiavi in quel monastero olandese. Tutti i martedì e giovedì pomeriggio ti ho seguita in comunità a Lecce. Ero lì quando hai conosciuto Enrica, la prima responsabile, Maria, padre Mario, i primi volontari. Con te respiravo il clima di affettività profonda che lì aleggiava e insieme a te provavo una grande gioia. Ero presente nel tuo studio durante i primi incontri con i ragazzi e c'ero anche quando cominciasti a fare gli incontri con i genitori ogni terza domenica del mese. Ti ho vista trasalire disorientata quando padre Mario ti parlava di persona spezzata dentro. Ti ho guardata nutrire il cuore di tutti coloro che la vita metteva sulla tua strada. Mi ha stupito il tuo linguaggio dell'amore, che è rispetto dei bisogni, ma anche assertività, regola di vita, chiarezza ed onestà. Ti ho ammirato raggirarti tra le decine e decine di giovani e meno giovani, a dispensare ascolto e a cercare in loro quel positivo che potesse far aumentare la consapevolezza di valere, la stima di sé. Ho rivisto in te la nonna Concetta quando girava con la borsa di paglia nella quale portava piccole cose: una pitteggia, un biscotto fatto in casa, una pietra di zucchero. Ho letto la gioia negli occhi dei tuoi amici della comunità quando, aprendo la dispensa del tuo cuore, hanno trovato sempre nutrimento e protezione, come capitava a te quando nella tua casa c'era la nonna. Ti ho scoperta in seguito volontaria alla mensa della Caritas della tua città, dare risposte ai bisogni del cuore, cingerti in vita il grembiule del servizio
e della solidarietà, aiutando i più piccoli a portare i propri pesi, proprio come faceva con te nella tua lontana infanzia Nsinu Lusole, affettivo e protettivo, che ti aiutava a portare la mensa dell'acqua grande quasi quanto te. È bello guardare intorno a te. Tutti imparano le qualità dell'amore, divenendo ciascuno e insieme un grande genitore sociale. Mi viene proprio da pensare a te come a uno di quei pozzi da cui le famiglie di un tempo attingevano l'acqua. Anzi, meglio, come ad una fontana pubblica, di quelle installate nei rioni della tua città di un tempo, da cui si poteva attingere per bere. Guardandoti bene, sento proprio di poterti dire: avevo fame, Albina, e mi hai dato da mangiare. Avevo sete e mi hai dato da bere. Firmato Dio. Secondo me è molto bella questa scelta di raccontare il libro attraverso le lettere, perché io l'ho scoperto qui, che, però è veramente un'idea bella, perché vi dimostra come questo libro possa essere raccontato e vissuto attraverso tante sfaccettature. È un libro intenso, vero, è interessante, ma che arricchisce. E io adesso, nel passare il microfono ad Albina che vi saluta, insomma vi volevo ringraziare per la vostra presenza e perché ringraziare Albina per avermi invitato a leggere questo libro che è veramente toccante e soprattutto anche una finalità benefica, perché acquistandolo, il ricavato andrà alla comunità Emmanuel e alla Caritas. Vi ringraziamo e passo la parola a voi. Io voglio ringraziare voi perché avete fatto un lavoro bellissimo, cioè una trasversalità di non soltanto di intuizione ma soprattutto di vissuto, e mi è piaciuto moltissimo perché avete colto le parti più salienti, no? Del libro stesso, e mi sono sentita spessissimo in molti momenti molto commossa perché avete toccato le parti più importanti che hanno, diciamo così, condotto tutto, sia il mio scritto, il mio pensiero, ma anche il mio vissuto negli anni. Sì, l'intento è esattamente questo. Io ho scritto questo libro con l'intento di far comprendere ai giovani d'oggi che cosa è stata la vita passata, come siamo arrivati, come siamo approdati al qui ed ora, in un mondo in cui esiste una società liquida, la genitorialità scompare. Io che sono costantemente a contatto con i giovani, con i ragazzi, ma anche con le signore giovani e i signori giovani, non hanno un attracco. Sembra una società liquida dove ognuno manca di una genitorialità che sia espressione di un amore fatto, come sempre nella mia ricerca, ho ricercato all'interno della comunità stessa, dove le persone che soffrivano, il significato dell'amore. E prima pensavo che bisognava accogliere tutti, aiutare tutti senza mai rispettare delle regole. Poi mi sono accorta, ma per una reazione mia, perché di regole ne avevo apprese tante, rispettate tante, che esistevano solo quelle, non esisteva l'altra parte. Quindi per tempo mi sono molto consolata da sola. Poi ho capito che era importantissimo andare in fondo al concetto dell'amore,
Per esempio la Chiesa l'ha detto, ama il prossimo tuo come te stessa. Però per anni Don Piero ci deve perdonare, ci hanno insegnato nella Chiesa che dovevamo fare solo cose per gli altri. Noi non c'eravamo. Per lunghi anni le persone della mia generazione sapevano che dovevamo fare tante cose per gli altri, per essere buoni, comprensivi. Mentre il Signore ha detto ama te, riscopri dentro di te il significato dell'amore per te e guarderai tutte le persone che incontri con gli stessi occhi dell'amore. Ed è stata una scoperta che mi hanno insegnato soprattutto le persone disperate, carcerati, ludopatici, alcolisti, tossici. Mi hanno insegnato che senza determinate caratteristiche l'amore non può esistere. Allora sono andata alla ricerca del concetto dell'amore partendo dal 1985-86 con Padre Mario. Padre Mario mi diceva la persona è spezzata. Io dicevo questo è impazzito. Ma che vuole dire una persona spezzata? La persona spezzata, continuavo a pensare. Mentre facevo tutti gli schemi analitici, mi ero preparata con rigore totale, perché ero approdata alla psicologia clinica, ma come terza titolo accademico, ero già laureata due volte in pedagogia e in sociologia alla LUIS. Quindi ero approdata a Padova, aveva reso anni di formazione. Il mio maestro mi disse, è morto lo scorso anno Carlo Moisio, era di fama mondiale, mi disse, guarda Albina, tu sai lavorare, però prendi il titolo, l'hanno messa la facoltà a Padova. Il professore Petter l'aveva portata da Jean Piaget, dalla Svizzera in Italia, a Padova. È un peccato. Fai la domanda, prenditelo quel titolo, se no anche se sai lavorare domani, tu non avrai un titolo accademico specifico. E io mi iscrissi e mi ammisero al secondo anno perché avevo fatto tutte le statistiche alla LUIS in sociologia, avevo fatto un sacco di esami e mi ammisero al secondo anno. Io di rigore seguì. Però quando andai, il padre Mario mi disse vieni in comunità che ci dai una mano perché abbiamo tutte queste persone così disperate, tutta la Milano bene, la Torino bene, a Lecce non esisteva la possibile dipendenza. Però io mi vedevo di fronte a queste persone di altissimo livello, figlio di industriale, eccetera. Mi mettevo a spiegare i grafici e la lavagna, dal drogarsi all'amarsi. L'unica scoperta che feci era che i figli funzionavano come i genitori. I genitori erano svalutanti, i figli erano svalutanti. I genitori erano critici, i figli erano critici. I genitori erano pagliosi, affettuosi, senza regola, e i figli erano uguali. L'unica scoperta sana del libro Dal drogarsi alla Marzi che feci, che alla mia scuola analitica presentò al Sant'Orsola di Bologna prima che fosse presentata dalla comunità al Carlo V a Lecce, fu questa, che i figli funzionavano, o meglio, disfunzionavano come i genitori. Se i genitori erano troppo buoni, i figli erano troppo buoni, quindi pagliosi, non avevano nessuna regola da rispettare. Se i genitori erano molto rigidi e svalutanti, i figli erano rigidi e svalutanti, ma non rispettavano i bisogni del cuore, dell'amore, quindi disfunzionavano. E allora cominciò a pensare la persona spezzata di padre e madre, che aveva ragione, io l'ho scritto. Quelli che erano all'altezza della situazione girano a vuoto con la mente. Gli altri che sono parosi stanno nel loro cuore e non si muovono. Il legame affettivo interno, mente e cuore, è rotto. E da quel momento mi hanno insegnato una cosa, che lavoro sul legame affettivo. Allora siamo andati alla ricerca del significato del concetto di amore. Che cosa abbiamo ritrovato? Che la prima cosa è il rispetto dei bisogni e dei sentimenti delle persone. Nessuno può sentirsi amato o può amare se non ascolta i propri bisogni, i propri sentimenti e dà risposta. Nessuno. Giriamo a vuoto con la testa ma non c'è risposta ai nostri bisogni. Quindi l'amore è bisogni, rispetto dei bisogni e dei sentimenti di ognuno di noi. Poi cominciavo ad essere buona, troppo buona. C'era Enrica che è morta, si è infettata di AIDS, poveretta, togliendo gli aghi nei primi tempi ed è morta 3 anni fa. E lei era troppo cattiva, facevamo un genitore unico, lei troppo rigida e io troppo buona. Dovevamo trovare un punto di incontro perché i ragazzi preferivano a me, a lei, però io ero pagliosa perché volevo essere diversa da mia madre, diversa da Enrica, che era
piena di regole, piena di rigidezza. Allora cominciai a lavorare sul concetto di assertività quando un ragazzo volle andare per forza a casa per vedere sua madre, la figlia di uno che lavorava in comunità, faceva il volontario, poveretto, e io dissi a Rita, ma andiamolo, poveretto, quello vuole vedere sua madre adesso, ma andiamolo. Il ragazzo andò, si fece una bella dose e morì di overdose. Allora cominciai a riflettere sul concetto dell'amore, che senza regola non possiamo amarci, l'uomo non può amarci. Sì. Per cui quel ragazzo col quale io ero stato troppo compiacente, senza un'assertività, aveva perduto la vita, e cominciai a riflettere molto sul concetto dell'amore come regola. Quindi l'amore è assertività e regola. C'è da dire no quando bisogna dire no, e si consente ai nostri figli e alle persone che incontriamo di avere una schiena dritta per guardare la realtà della vita. E poi l'amore è sempre onestà e chiarezza. Dice, ma se io dico questo forse faccio male. No, bisogna essere onesti e chiari con le persone. Parlare dietro la schiena è la cosa peggiore che esiste. Per cui poi ho sintetizzato il concetto dell'amore nell'esperienza della quotidianità. L'amore è sempre rispetto dei bisogni e dei sentimenti delle persone. Non possiamo passare a quei pari su ciò che le persone sentono dentro di loro. Dobbiamo accostarci, ascoltarli ed andare fino in fondo accanto a loro, rispettando l'assertività, la regola, che fa parte dell'amore, delimita i confini tra me e l'altro, ma ci consente anche di coniugarci sanamente. E poi essere onesti e chiari, fa parte dell'amore. Allora, tutte le mattine mia sorella mi ha regalato un bellissimo calendario quest'anno e tutte le mattine me lo guardo, perché c'è una pagina al giorno e ritrovo che questa grossa ricerca fatta di 35 anni, 36 anni di volontariato alla comunità Emmanuel, e ha il compendio in questo libro. Ogni giorno in quel calendario c'è una parte dell'amore di cui il Signore ci ha parlato. Dio amore, ama te, e io ritrovo quella ama te per amare gli altri, e così potrai amare gli altri come te stesso. In quel calendario ogni giorno trovo un aspetto di questa parte che ho riscoperto, ritrovato nel lungo percorso della vita comunitaria accanto alle persone che speravano. Io voglio dire tanto al dottore Russo, alle due carissime amiche, che essendo giovanissime, non le vedo giovani così. Quando io tante volte non sto in piano quadro e sto a casa di sera, vado lì, forse Giovanni, il marito di Rosy, dirà, ma questa è matta. Io gli dico, scusa, per piacere, c'è Rosy? E lui, poveretto, mi guarda, dice, Rosy non c'è. Perché? E perché le ho scelte? Perché sono giovani e hanno scritto queste lettere, però io in loro ritrovo una profondità di sentimenti che non si trovano nell'odierna generazione di questa società liquida, senza attracchi, perché le genitorialità sono latitanti. Ricevo spesso delle persone che mi dicono, come io solitamente quando ricevo una persona per una seduta chiedo, che cosa hai fatto il sabato, come hai trascorso il fine settimana. La strutturazione del tempo di una persona mi dà la qualità della vita della persona e la qualità del tempo, come il tempo è vissuto dalla persona. Dottore, mia figlia se n'è andata in discoteca per le 10. Io gli ho ospitato un altro po' e me ne sono andata alle 11. Poi ho trovato qualcuno che era proprio carino. Non vi dico l'espressione che fanno molte volte, dico, forse io non ho nulla da dare a lei, perché abbiamo contenuti diversi. E mi accorgo che quella piccina che se n'è andata alle 10 ha poi un genitore che non può essere un genitore nutritivo. Ha ragione la piccina che va là di tante e si dirà all'alba, tanto a casa attracchi non ce ne sono. E Bauman giustamente parla di una società liquida dove tutto scorre, dove non c'è una regola, non c'è un'assertività, non c'è il vero concetto dell'amore,
che il Signore ci ha insegnato. Ama te per amare gli altri, ma l'amore e il rispetto dei bisogni e dei sentimenti, ma anche regola di vita. Ma è tanta chiarezza e tanta onestà. Oggi, dovunque andiamo, è così difficile trovare delle persone con cui scambiare in maniera autentica. Tutti quanti siamo molto mascherati, e io parlo delle maschere di sopravvivenza, ma dovremmo soltanto riflettere una sola cosa: il vero concetto dell'amore è essere se stessi come il Signore ci ha creati. E amare se stessi significa avere un punto di incontro con tutte le persone che incontriamo, con le quali possiamo coniugarci ogni giorno, arricchire il nostro cuore e alimentare anche la nostra mente di sani pensieri. Intanto vi ringrazio per l'ascolto, ma ringrazio soprattutto loro che hanno fatto un bel lavoro di ricerca su questo piccolissimo. Grazie a te. Visto che la telecamera è ancora accesa, consentimi di dire che per gli elettori, per i lettori di Oltre Me, potete fare richiesta del libro a info@oltreme.it. Poi noi vi metteremo in contatto con la dottoressa Dramacera. Grazie. E non ho detto una cosa, che non ho scritto il libro per me. Allora il libro sarà donato. 500 copie alla Caritas di Nardò, e queste fanno parte, queste che stiamo regalando a Santa Caterina, e 500 saranno offerte alla comunità Emmanuel. Presenteremo il libro a ottobre al centro della comunità Emmanuel. Questo era l'intento. Io non ho pagato, perché c'è stato chi ha pagato le spese, io soltanto ho scritto il libro. Ci sono stati benefattori che sono stati aiutati da noi, da me, che hanno sono proposti di pagare ogni spesa, quindi era giusto che io donassi ciò che mi è stato donato. Grazie. Sì. Grazie tante anche a voi per aver ascoltato. Grazie a tutti.